oggi si parte tutti dalla stessa linea. Posizioni e punti della stagione passata sono solo un ricordo lontano e non hanno più alcuna rilevanza. Oggi la mente di tutti è rivolta all'obiettivo finale, anche se ancora lontano. C'è euforia e ottimismo nell'aria, elementi che potrebbero assicurare una partenza col botto. L'importante è non esagerare, mantenersi concentrati, non farsi prendere troppo dall'emozione. Solo così si riusciranno ad accendere le speranze dei fan. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Primo giorno di scuola, tutti smaniosi di dare il via alle danze. I risultati dello scorso campionato lasciano il tempo che trovano. Credo sia interessante però mettere a confronto una stagione con quella appena trascorsa, se non altro per la curiosità di vedere all'opera i nuovi arrivi. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che verrà a decidere questa partita? La differenza. È difficile darti d'occhio, queste sono le partite in cui si salta. Samu Castiglietto vuole il lancio filtrante. Può tentare la conclusione. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Riceve la palla, libero, ottimo intervento di Angelo Da Costa, grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. Prova la giocata di Fino, contrasto molto deciso. Il Milan è calcio di punizione. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Questa è proprio la sua posizione. Cialanoglu! Ottimo intervento di Angelo Da Costa. E qui il portiere si è addirittura superato. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Barro! Soriano. Cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria e passa Ibrahimovic. C'è spazio per calcio, qui deve tirare e c'è il gol del Milan. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale, ha fatto davvero tutto alla perfezione. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Orsolini. Può andare. Grande azione per Orsolini. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Quando si spinge così in avanti e mette il turbo non è facile da arginare. Qui la difesa si è ritrovata a spalle al muro, però si è salvata.
Stefano Dansville. E perde il duello fisico con l'avversario. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. C'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e li rende la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti, sia sulle fasce ma soprattutto al centro. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Soriano. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Cerca l'uomo là davanti. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Corbo. Ha fatto buona guardia. Decidono di giocarla all'indietro. C'è la palla lunga in avanti. Alessio Romagnoli era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Hernandez. Sansone. Lungo passaggio in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Samu Kassieko. Sansone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sansone. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ottima giocata. Partio! Molto bene lo sai. Si palpa nell'aria l'arrivo della pausa. In questi casi è fondamentale andare a riposo mantenendo il vantaggio. Calhanoglu. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in aria. La loro azione si conclude qui. Riceve un pallone interessante. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Savo Castiglieco riceve in posizione interessante. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Quanto potessero far male in contropiede lo sapevamo. Schierano ottimi interpreti per trarre il massimo beneficio. Non è un caso che abbiano trovato il vantaggio su un capovolgimento di fronte. Può andare a riposo con un vantaggio importante, anche se minimo. L'azione è già ripresa. Solo gol di differenza, sta decidendo il match. Non poteva fare molto altro. Benassere. Bologna prende subito il possesso della sfera. Orsolini.
velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Corvo. Pallone lungo in verticale. Orsolini. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. La gioca in profondità. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. E il tocco è verso il portiere. L'estremo difensore la calcia lunga. Non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ibrahimovic. Corvo. Soriano. Scodella in avanti. Milan. Conduce mentre ci avviciniamo sempre più al fischio finale. Tonali. A sinistra con il passaggio. Lucas Paquetà cerca di pescare il compagno col filtrante. Ibrahimovic. Palo. Soriano. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Soriano. 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 Prova a prolungare. Cross verso il centro. Ecco la respinta del portiere. L'appoggio sulla fascia. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Provano a ripartire da dietro. Mostrano un buon controllo del gioco. Polo, è un grande riflesso qui. Si esprime in un buon intervento. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Sansone sceglie tocco corto. Pallone in mezzo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Soriano riceve, cerca il tiro. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. La difesa prova a limitare in tutti i modi possibili chi ha già dimostrato di sapersi. Il Bologna al calcio di punizione. Del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti pur senza sbilanciarsi troppo. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Rebic, c'è tiro! Conclusione sul fondo. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Il Milan è ancora avanti di un solo gol. Tonali. Intervento energico. Intervento duro ma corretto. Sulla destra. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Qualche istante sarà tutto finito. Sansone. Scatta verso il pallone. Poli.
Bologna, calcio di punizione. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Soriano, un'altra azione in copertura. E c'è il blocco del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. E inizia dunque nel migliore dei modi la stagione, serviva una vittoria anche sul piano strettamente psicologico. Una vittoria